video semiserio, anzi comico, dedicato a un weekend napoletano. Era il Capodanno 2020, quando ancora il Covid sembrava solo una cosa cinese. Maradona era ancora vivo. Purtroppo è scomparso il 25 novembre, sempre del 2020. Siamo a Napoli, a San Domenico Maggiore. Questa chiesa è molto importante, è stata voluta da Carlo II d'Angiò ed è la sede dei principali re aragonesi. È stata tra l'altro sede dell'università e pensate, qui hanno vissuto San Tommaso d'Aquino, eccolo qui, protettore di voi proprio, protettore degli studenti nel 1274 e addirittura anche Giordano Bruno attorno al 1600. Capodanno 2020 e dovevamo andare a Spacca. Spacca Napoli, invece abbiamo trovato lo spritz a 1,50 euro, allora abbiamo preso lo spritz, poi abbiamo preso il limoncello. Ecco, devo sapere, questo è? Questo è il meloncello. Abbiamo preso quindi spritz, limoncello, meloncello che abbiamo poi mischiato con limoncello. Adesso questo è il meloncello da solo. E tra un po' forse riusciremo ad andare da Nellenna. Qua vicino c'è la pizzeria da Matteo, dove si mangia la buonissima pizza fritta. E quindi non mancate a Napoli. Allora, qua siamo a Napoli. Napoli, cosa vi fa ricordare? Beh, ci sono queste vie tipiche, quindi Napoli è limoncello, pizza, melon. E Napoli vuol dire pizza, un pezzo di pizza qui è storia. Siamo da Brandi, pizzeria dove è nata la pizza Margherita, dedicata alla regina Margherita, consorte di Umberto I. Questo è il meloncello. Panni stesi, tanti motorini, sfogliatelle. La sfogliatella può essere riccia o frolla. Poi c'è il babà, la cassata. Il panino napoletano che ha i salumi dentro. Poi la mozzarella di bufala. Sì. Poi Napoli è piena di chiese, veramente c'è l'imbarazzo della scelta, però se volete venire a Napoli a vedere il Cristo velato dovete prenotare prima, perché se non troverete mai posto, troverete una coda di un'ora e mezza, due. Andiamo anche a scoprire Napoli sotterranea. Napoli
sotterranea, noi ci è andata bene, però un consiglio. Grazie per avermi preso il bicchiere. Un consiglio è quello di prenotare assolutamente tutto prima, anche Napoli sotterranea ne vale assolutamente la pena, però se siete ciccioni rischiate la vostra vita, perché forse non ci passate. I curriculi sono stretti stretti, purtroppo. Come stretti? Quanto stretti? Sono strettissimi, così non lo dicono perché porta male, perché sta male dire se siete ciccioni non potete entrare, però effettivamente siete tanti ciccioni. Ma a Torino ciccioni ce ne sono tanti, ma anche qua il fatto è che se lo siete veramente tanto, anche se fate come gli egiziani, che diceva la guida, camminare così e così, non ci passate, poi fermate quelli dietro e va a finire che diventate come Lino. Oggi si è perso uno che si chiama Lino e non era il primo, perché in realtà nei sotterranei ci sono un sacco di persone disperse, no ferite, disperse, quindi è un problema. Vi danno una candela, o se lo potete anche tranquillamente utilizzare il cellulare. Se faccio più sto male. Sta morendo il cameraman. Sentite un po' traballare questo. Quindi dovete munirvi di cellulare con torcia, senza zaini, poi mi raccomando, fate la dieta. Questa è una testimonianza molto importante. Siamo nel teatro romano di Napoli. Ci siamo, dobbiamo. Andate a Posillipo, o meglio, no. Poi Pompei, lì potete anche non prenotare, perché effettivamente noi pensavamo ci sarà più gente a Pompei, invece lì siamo entrati comunque. E poi ovviamente non prendete l'autoguida, perché quindi passala qui e prendi uno spritz. Due spritz, via, voi spritz, sì. Aspetta. Ah, dimenticavo, a Napoli c'è anche la Madonna protettrice dei nuotatori, come me, giusto? E se non avete capito, o se avete capito, non importa, passate di qui, siamo... dove siamo qua? Sai dove siamo?